So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Buonasera. Istituto Baggi al centro di un intervento di manutenzione da parte della provincia di Modena. Ieri sono partiti i lavori per la ristrutturazione dell'Aula Magna, dove è previsto il rifacimento del pavimento, del palco e degli impianti elettrici e l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. I lavori, con un investimento complessivo di 50.000 euro, termineranno entro fine settembre. Nello stesso istituto sono anche in corso lavori di ammodernamento degli impianti antincendio e di dispositivi di sicurezza per un investimento di circa 170.000 euro. Ancora diversi gli appuntamenti in programma con il cinema all'aperto di Sassuolo, attivo in Piazzale della Rosa dal mese di luglio. La sera di Ferragosto dalle 21.30 sarà proiettato il film Mio fratello rincorre i dinosauri. Costo del biglietto intero 5 euro, ridotto 4 euro ed ingresso gratuito per persone con disabilità certificate e bambini sotto i 3 anni di età. Ed ora passiamo allo sport. Doppio colpo di mercato per il Sassuolo Calcio. Ieri il club neroverde, con una nota sul proprio sito, ha ufficializzato di aver completato le operazioni riguardanti il centrocampista Matheus Henrique ed il difensore Juan Tresoldi. Henrique arriva in Emilia con la formula del prestito annuale con obbligo di acquisto. Juan invece è stato acquistato a titolo definitivo, ma resterà in Brasile fino al 31 dicembre. Nei giorni scorsi abbiamo intervistato il presidente di Delta Atletica Sassuolo, Daniele Morandi, per cercare di capire quali effetti positivi potrà avere sul movimento dell'atletica leggera l'ottima spedizione olimpica dell'Italia. Ecco le sue parole. Daniele, una ricaduta quella delle Olimpiadi che ogni tanto fa proseliti anche a Sassuolo. Sì, ciclicamente ogni 4 anni quando ci sono le Olimpiadi arrivano chiamate, messaggi sui nostri social eccetera. Tanti quest'anno, grazie alle 5 medaglie d'oro dei nostri super ragazzi, anche da gente insospettabile, ma ha chiamato un 44enne, 3 nostre ex atlete che vogliono ricominciare a correre, genitori di bambini di 4-5 anni, quindi benvengano queste medaglie, questi record italiani che sono venuti a volontà per portare bambini a fare uno sport bellissimo. Atletica vuol dire tante discipline, voi qui cercate di offrire una varietà che comunque è abbastanza elevata. A noi, avendo tutta la corsistica di base, è giusto che i ragazzi ruotino tutte le discipline, quindi dalla velocità, salto in lungo, il vortex no, per Covid non si può ancora, dovremmo sanificare tutte le volte gli attrezzi, salto in alto, gli ostacoli, resistenza, abbiamo Marco Casini che è nei primi posti come graduatoria italiana, quindi noi cerchiamo di dare multidisciplinarietà a tutti i bambini, soprattutto se sono piccoli, perché è giusto che ruotino e cambino ogni allenamento per divertirsi e giocare. Poi si specializzano crescendo più o meno dalla categoria cadetti, quindi dai 2006-2007, e iniziano a scegliere una disciplina. E noi abbiamo molti velocisti con Massimiliano Vandelli e Giacomo Pinca, che sono campioni, vice campioni regionali, ma anche la Giada Di Donato e tanti altri che si specializzano e scelgono il loro indirizzo. È un'attività che ha ormai alcuni decenni di vita, siete rimasti anche un po' orfani di qualcuno importante che dovete sopperire a questa mancanza. Allora, il 10 aprile purtroppo è scomparso Paolo Biceri, la nostra anima della Delta Atletica e dell'Atletica Sassolese, per lui aveva iniziato nel 68 con la San Giorgio, poi Edil Cuoghi, poi Atletica Melaverde per finire Delta Atletica. Lui era la nostra anima, era una guida per tutti i ragazzi, per lo sport anche nazionale, perché quando è venuto a mancare ci sono arrivati messaggi di cordoglio da tutte le società d'Italia, dall'esercito dove lui era stato istruttore, quindi ha lasciato un vuoto sia a livello proprio tecnico ma anche umano nei confronti dei ragazzi. E adesso noi andiamo avanti nel suo ricordo, e queste Olimpiadi
ce l'hanno ancora di più fatto accarezzare, perché ovviamente ogni medaglia che avveniva per l'Italia noi pensavamo a Paola. Anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento a domani. Buona serata.